Salve a tutti, benvenuti a una puntata di questa serie su FIFA 19, chiamata C'era il calcio in Danimarca. La carriera del nostro Aulus continua e va avanti. Puntata parecchio importante, cioè le prossime, credo la prossima puntata, questa è forse addirittura le prossime due potrebbero, uno, due, tre, sì, prossime tipo due puntate, cioè potrebbero essere veramente determinanti. Intanto ci giochiamo due scontri diretti contro esattamente Brøndby e Aalborg. Tra l'altro con l'Aalborg dovremo utilizzare riserve. Perché? Perché poi c'è l'Inter. E quindi comunque adesso pensiamo al Brøndby possiamo affrontare con la squadra titolare al completo. Noi andiamo, ecco, assolutamente così dovremmo essere in grado di distinguerci, credo, sì, bianco e nero. Dobbiamo poterci distinguere. L'unica cosa voglio controllare per quanto riguarda la panchina, sono tutti freschi e riposati, sono tutti a posto. Minala è bello, che bello, pulito, rinfrescato. E allora bene, e allora si va. Aspetta, l'ultima cosa, che sto vedendo un Conti leggermente stanco. Vabbè. Andiamo signori, dai ragazzi. Ok, eccoci qua, partiamo con Brøndby. Ah, una cosa mi sono dimenticato di dire prima è che sto registrando anche questa puntata con un certo anticipo. Sto registrando venerdì sera, quindi insomma me considerate voi, purtroppo, quindi se nel frattempo sono stati i commenti, mi spiace magari non arrivare a leggerli in anticipo, insomma chiedo scusa al riguardo. È possibile che per tutte le prossime puntate magari andranno registrate con un po' anticipo, quindi a salutare in diretta. Poi rispondo per gli iscritti, rispondo sempre appena posso, però salutare diciamo in puntata magari posso, qualche saluto può arrivare in ritardo, domando scusa a riguardo. C'ho una mezza idea, eventualmente dipende come si mettono le cose, l'ultima puntata farla live, anche se probabilmente dovrò farla di sera. Ditemi voi che ne pensate a riguardo in commenti, con commenti e quant'altro. Noi intanto abbiamo questa partita col Brøndby capolista. Una sfida alla capolista. Brøndby che in questo momento in cima alla classifica del campionato. Vediamo cosa riusciamo a fare. Dai ragazzi, ripartiamo. Klausen, di là. Ok, di là, bene. Vai Fonzino. Bello. Senza problemi, bravo, attento, prendere. Incredibile, che era troppo piano. Primo palo, dai, e testa, bello Ruiz, niente. Ceccherini para. Ma no, buono Albin, dai che ce l'hai di nuovo. Di là. Vabbè, due anni per passarla in mezzo. Colpo di testa che finisce fuori. Che occasione sprecata. Vabbè. Cioè, che ha preso il palo? No, l'ha sfiorato il palo. Comunque io, siamo le solite. Vuoi vedere che la prima occasione del gol segnano? No, perché sul primo palo c'è Johansen che ha 2 metri nella lattina.
Ok, ripartiamo. Ok, Albin. Passala, ok. Klausen. Non era questo quello che volevo fargli fare. Non era questo. Non era questo. Ma impressione mia, le difese adesso stanno molto. La linea difensiva sta molto più bassa di prima. Cioè, ho sta impressione, non so. Timi! Dicevo, con gli ultimi aggiornamenti. Non so se la carriera avete avuto questa impressione. Che già. Con l'Alborg che io avevo sta. Cioè, Alborg, la scorsa puntata. Col MT, con le Norgella hanno avuto sta impressione. E anche qua mi sembra che stiano piuttosto bassini. Conclusione al volo a pochi centimetri dal gol. Un gesto tecnico. No, io non ci credo. Io com'è che. Vabbè. 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 Dai che vai che è tua. No. Giovanze, niente. Passaggio impreciso, pallone intercettato. No. Vai Simon. Nonni. Guarda via, bravo German. Lo stiamo offrendo. È mezz'ora che premo il quadrato e fanno passaggi. Io, vabbè, io non riesco. Non la capisco. Non c'è modo migliore. Vabbè. No. C'è ancora. Ed ecco dunque tutto il secondo tempo e anche una parte del primo per cercare di metterle in sesso sotto la fine. Dai ragazzi. Dai. Per favore. Bene. Dorian. E niente. Allora scusa, no! Dorian, ok. Davis. Di là! Bella, vai bella. Vai. Abel! E Abel Ruiz, zona 1. Dai, prendi sto pallone e dobbiamo andarla a vincere. E vai Abel. Bella palla di Alfonsino. Riesce a sfruttare il buco in difesa. Bene così, secondo gol soltanto per Abel Ruiz in campionato. Vabbè, stanno, diciamo che lui metà del campionato non se, metà della stagione non se l'è fatta perché è infortunato e poi giustamente è sempre stato soprattutto titolare nelle coppe, quindi insomma è possibile che abbia giocato poco in campionato, ma perché ci sono contesti dove serve di più. Alfonsino mezzo e niente, qualcuno che ci va. Bene. Ok. Occhio alla marcatura. Dorian. Qua. E Jelin. Che ci fai Jelin in attacco? Jelin, torna dietro. Bravo Persson, manda via, ma bloccala questa che poi deve giocare a pallavolo. Meno male che se l'ha presa pure. Bravo Persson, però ogni tanto bloccane una. Raghetto. No, fuori. Non ci arriva. Qua finisce il primo tempo. Ok, va bene. 1-1. Buona partita, buona reazione. Scontro diretto Norgella Alborg sullo 0-0. No, non è scontro diretto, è Alborg sullo 0-0 con Norgella Midtjylland. Ancora deve giocare, non sapremo ora come va. Ma noi dobbiamo pensare intanto al nostro. Dai ragazzi. Scusate per la suoneria del cellulare. None. Per favore. Gna. Mandami. Meno male. Tanto, questi effetti di sole.
così che a volte non mi fanno vedere bene il pallone. E la cosa potrebbe essere un problema. Spizzala, niente. Schema rosso non funziona più. Da Alfonsino, no. Dorian, niente. Non è. Non è. German. Niente. 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 Ok. Johansen. Turkowski, puoi passarla. Tipo quando premo. Simon. Bravo Simon, asta. In mezzo. Vabbè. Turkowski. Di là. Ecco il tiro. Crossola in mezzo. Klausen, dai! E dai, Klausen 2-1. Dai! E che caspita! Dai, dai, prima o poi dove, dai, prima o poi dovevamo metterla dentro, insomma. Dai ragazzi, bravo Klausen. Bravo Klausen, dai. Bene così. Bene così, signori, bene così. Tiro, vabbè, qua Albin, anzi, cioè, gli stavo spaccando le mani, poi finalmente Klaus la mette dentro. All'urlo, pigliami pure chissà. In danese, proprio, tipica espressione danese, diciamo di Copenaghen centro, ecco. Comunque, detto questo, signori, adesso non buttiamola via, portiamola a casa. Dai ragazzi. No. Non faccio. Meno male. Okay. Va bene, dai, dai. Va benissimo, va benissimo. E non è tua, è tua. Allungalo il braccetto. Allungalo il braccetto. Il braccetto. Allungalo. Ah. Perso, mamma mia, vabbè, c'hai il momento volleyball. Cosa sta facendo? Via! Non che andata via! Da infarto. Da infarto. Albin. Mamma mia, Albin, cos'è sta cosa? No, vabbè, ok, io devo fare i cambi appena posso. Ah. No. No, fuori, ok. Cambi, che li ho fatti, che sto facendo anche in ritardo. Allora, Johansen, al solito lui mi sta morendo in campo. Alegna. Dorian al posto di Oleaga Garcia. Poi Klausen è pure un po' stanchino, quindi Pavon. Ok, tre campi. Tutti e tre. Adesso. Li facciamo adesso. Tutti e tre. Settantesimo. Così magari spera che la partita la chiudiamo. Dalla Pavon. Pavon. Mezzo. Non ci credo. A linea. In. La difesa la meglio e allontana il pallone. Palla in palo laterale. No, vabbè, io. Vabbè, che cosa dovrei dire al riguardo io? Vabbè. Ok. Davis. Vai. Kellin. In mezzo. Pavon. Niente. Niente. Io questa non la vinco. Io lo so che non la vinco questa partita. Io lo so che non la vinco. Troppe volte vicino al 3-1 per non subire il 2-2. Come minimo. No. 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 Bravo. E di là. Ok. Ma io volevo darla. È il momento della gara. Siamo nel finale. Tutto può ancora succedere. Che non mi fa quello che dico. Bravo Persson. Calcio d'angolo importante. Certo. Sarebbe gradito anche con che se ogni tanto li bloccasse sti tiri, però va bene. Palo.
Turkowski! Neangolo, vabbè. Oh, gli ultimi 30 secondi, magari se... Anche se non segniamo, magari restiamo lì! Jelin. Turkowski! Da fuori! E niente. Dovrebbe essere finita a questo punto la partita, perché il recupero è finito. Dovrebbe essere finita la partita. Arbitro. Arbitro. La partita dovrebbe essere finita. Ecco, appunto. Grazie, arbitro. E ce la portiamo a casa anche questa. Ce la portiamo a casa anche questa. Bene così, signori. Bene così. Accorciamo sicuramente sulla prima in classifica. Accorciamo anche sull'Alborg. Mentre su Midtjylland ancora non sappiamo nulla. Penso lo sapremo a breve. Presumo lo sapremo a breve. Intanto allenamenti per tirar su Aristoteles, Mago, Benson e continuare a migliorare il nostro Dorian Gray. Allora, no, e addirittura abbiamo superato sia Alborg che Midtjylland e siamo a due punti dal Bremby. Pensate un po' che cosa. Comunque, giovane rescinde il contratto. Pazienza. Andiamo ancora. Allora, con l'Alborg, conferenza stampa. Poco ce ne importa. E andiamo. Partita con l'Aros, partita che questa sì, dovremmo giocarla con le riserve. Dovremmo giocarla con le riserve. Con un notevole turnover. Person sembra un po' stanchino. Voglio dare fiducia a Benz. Dove Benson. Ok. È impronunciabile. Poi Patrick. Poi difesa. Dov'è? Dove sei? Orban. Olè. Posto di German Conti. Ci sta Ignazio. Poi trio d'attacco. Pavon, Sargent e Simula. Giarmari, Simula. Centrocampo con Alegna, Kelly, Nacosta e al centro, centrocampo, Minala. Johansen ce la leviamo, mettiamo lui. Savarino lo mettiamo qua. E poi è come morire. Allora, ah sì, dimenticavo. Terzino sinistro, Pedersen. Ok. Per l'attacco, Ruiz ha bisogno di un turno di riposo e quindi ci portiamo il mago. Klausen, idem con patate. Bella storia. E adesso Ci portiamo al bici. Ok. Conti, questo lo dove Ruiz. Ok. Lui. E poi basta. Direi che va bene così. Partita importante da vincere, e da vincere purtroppo con un pesante turnover. Ma d'altronde poi c'è l'Inter e la Champions, solo obiettivo ormai primario. Intanto andiamoci a giocare questa, dai ragazzi. Ok signori, seconda partita di questi playoff contro l'Alborg. Penso che siamo addirittura fuori casa, se non mi sbaglio.
Sarà dura. Cavolo, sarà dura. Tanto un campionato molto equilibrato, siamo 4 squadre praticamente per il titolo, tutte lì vicino. Magari ci sarà adesso una certa scrematura, soprattutto dei sconti diretti, non lo so, però intanto... E intanto siamo qua. Tanto siamo qua. Avanti. Vogliono giocarsi le loro chance per il titolo. Avanti. Cerchiamo di vincere sta partita. Dai ragazzi. Vincere il campionato sarebbe un sogno per giocatori e tifosi. Sì, vabbè. Risultato che si sblocca subito, dunque. Proprio manco il tempo di iniziare. Avversari attaccando fin dai primi minuti. Pazzesco. Bene. No, no, ma benissimo. Mi sembra un ottimo inizio questo. Va bene. Signori. Il fatto positivo è, c'è, è che c'è ancora tutto il tempo della partita per rimediare. Possiamo farci. Dai ragazzi. Cosa? Ah, fallo! Era grande, ottimo! Dai, dai, dai! Dai! Solo Pavon abbiamo? Meglio è Pavon, va bene! Prova Pavon! Vabbè, dai, dai! Fa niente, fa niente, va bene, dai! Oh. Cominciamo a reagire! Di là! Vai Sargent! Vai Sargent! In mezzo! No, Cresce, dai! Tu! Sì, no! Gol annullato! Di fatto l'arbitro ha già fermato l'azione per la segnalazione dell'assistente. Il giocatore non deve essersi accorto del fischio e ha proseguito l'azione. Ecco il replay del fuorigioco, che dici Stefano? Questione di centimetri, Pier. Che poi non è vero, perché... Terzino in basso era più indietro, vabbè. Vabbè. Dai. Oh, calmari. Mezzo Sargent. Sì, ragazzi, dai, 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 vabbè, non esiste sta sfiga. Non esiste. Allora, riesco a capire certe cose. Bravo Patrick. Perché se al centro non lo so, ma va bene lo stesso. No, dai, che è tua. E tu? Vabbè, io non ci posso credere. Non ci posso credere, passa accanto alla guerra. Vai. Benson, bravissimo. Vai. Ha fallito un'ottima occasione per incrementare il vantaggio. Ah, non è. Ma perché sta cosa? Perché? Perché improvvisamente prende Televanno e lascia i giocatori liberi in aria? Per quale motivo? Non lo so. Vabbè. Niente. Non usciamo più dalla nostra, non riusciamo più a fare un'azione decente e non so il perché. Non riesco a capirlo. C'è qualcosa che sbaglio io, non lo so. Oh, dai. Vai Pavon. Vai Pavon. E vai Pavon 1-1. E dai. Un mio passaggio. Me lo fanno come dico io. E dai. Mezz'ora che cercavo di fare sta cosa. Mezz'ora che vedevo quei buchi. Mezz'ora che ogni volta vedevo quei buchi lì. Mezz'ora che cercavo di fare questi passaggi. Mezz'ora che mi faceva tutt'altro. Una volta me ne ha fatti. Una volta mi ha fatto il passaggio come dico io. L'ho pareggiato. E dai. Oh. Oh, adesso andiamo a vincere. Dai ragazzi. Niente. Di nuovo. Premo per fare un passaggio in profondità. Il mio giocatore si blocca. Catatonico. Io non ho capito. Anzi, i momenti che il giocatore con palla fra i piedi si blocca. Davanti al tuo input si blocca e non lo fa completamente. Ed è una roba che mi manda ai matti, perché non ne vedo il senso.
Capisco se non ha perfettamente la palla fra i piedi. Allora, ok, non può calciare il pallone perché magari non ce l'ha proprio perfettamente fra i piedi. Ma se ha la palla tranquilla fra i piedi, nessun disturbo. Prema e non fa. E allora, boh. Comunque, cerchiamo di portarcela a casa anche questa. Vediamo di riuscire a vincere. Dai, ragazzi. Non sta rendendo molto solido, la squadra ne risente. Numeri impietosi, poi male. Ha sprecato i pochi palloni giocabili che ha avuto, sbagliando diversi appoggi. Mezzo e quasi scoraggiato. Kellin, meta. Kellin ha appena realizzato un fuoricampo. Peccato che. Peccato che abbia sbagliato sport. Vabbè. Di là. Vai Pavon. In mezzo Pavon e niente. Troppo il portiere. Con il nostro attaccante. Ormai Simon. Non so perché comunque ha rischiato di lasciarci la faccia sul palo. Ma vabbè. Non è. Non è. Ah! No, per favore. Oh la. Ma perché? Ora io voglio capire perché. Io che come impostazione tattica ho copertura, coprire, difendere, copertura, coprire, chi lo copre quello lì? Perché siete in quattro tutti sulla limite dell'area rigore e quello è libero da davanti? Chi lo copre quello lì? Vabbè. Signori, che volete vi dica? Niente, sto campionato non dobbiamo vincere. Non dobbiamo vincere, ovviamente. Non ha veramente senso. Sono cose che non hanno senso. Poi dicono che i difensori controllati da CPU sono troppo forti. E cacchio, l'ho visto! Soprattutto nel piazzamento, porca miseria. Vedi come sono forti! Tutti e quattro si alzano e lasciano il giocatore libero in aria. Bravi! Minchia che sono bravi, che sono forti! Poi dice c'è il controllo manuale. Io sento gente che dice ah, meglio il controllo manuale, dà più soddisfazione. No, dà più rottura di palle. E niente, poi mentre loro poi c'hanno il portiere che para qualsiasi cosa. Alenia Sargent, vai già al Mari. E niente, il loro portiere para qualsiasi cosa. Allora, cambio. Che cosa cambio? Allora, Svente, Albisci non è momento tuo. Albisci è proprio Svensen. E poi è come morire. Allora, Savarino e Ostgard. Non posso fare altro perché c'è. Servono troppi, cioè gli altri due vi servono troppo questa partita. Primo palo. Il tecnico decide di giocarsi tutti e tre i campi in una volta sola. Guarda, mezzo. Savarino Jefferson. Stava per fare una bella cosa. È entrato. Vabbè. No. Bravo Mina! No, Mina! Ho preso palla che. Vabbè. E niente signori. Siamo 3-1. Niente. Magari non finirà così. Niente. Così è. Ci proviamo. Vabbè, non so proprio cosa dire. Cioè, Inala aveva fatto un intervento meraviglioso. Poi si gira e praticamente fa lui il passaggio al loro attaccante. Senza che io prema niente. Cioè, la X non l'avevo premuto. Avevo premuto il quadrato io. Non fatta cosa. Io non. Corner dunque. Non, per l'ultimo tocco di difensore. Niente. Non so cosa dire. So cosa dire. Occhio al pallone in mezzo. Buono l'anticipo del difensore. Sargent, niente. Palla che rotola via. Prova a far partire il tiro. Attenzione, ecco il gol. Con questo gol aumentano dunque il proprio vantaggio.
Addio, sogni di gloria. Lancio. Ottima la verticalizzazione. Palla spazzata via, sale yeah. Corner. C'è che vuole dire? Delle gambe della squadra, ma ora... Ah, Patrick. Attenzione, in mezzo Patrick. Attento sì. Qui il difensore che allontana. In ala, Sargent. Crop, ma che cos'è? Cerca la porta. Vabbè, io... Niente, Caporetto. Caporetto. Brutta sconfitta. Brutta sconfitta e probabilmente ci compromette anche proprio il cammino in campionato, perché credo torneremo quarti con tutti quanti che se ne andranno via. Brembi tornerà a essere a più 5, insomma. Penso si sia capita la situazione ora. Vedi, voglio, porca miseria, voglio un attimo. Allora, tanto cresce il giocatore. Alleniamo i nostri ragazzi. Si sale? Bene, ok. Poi io voglio vedere un attimo il campionato, giusto per renderci conto del danno che ci ha provocato questa sconfitta. E infatti andiamo quarti. Il Brembi ha perso. No, deve ancora giocare. Magari avesse perso, no? Deve ancora giocare. E vabbè, probabilmente vincerà. No, andiamo avanti. Giusto per poter... Andiamo un po' avanti. Giovane rescinde il contratto. Vabbè, tanti saluti. Saluti e baci, come si suol dire. E adesso andiamoci a rivedere. Andiamoci a rivedere il campionato. No, il Brembi ha proprio perso. Il Brembi ha proprio perso. Non so come è successo, ma il Brembi ha perso. Perso con il Copenaghen. Brembi ha perso il Copenaghen. E siamo tutti lì. In tre punti ci sono quattro squadre, Aalborg e Brembi 58, Mitil al 57 e noi a 56, siamo tutti lì. Vabbè. Comunque signori, io direi che per oggi possiamo fermarci qua con Jonas Boller, che è entusiasta, dice che dato l'ascolto delle sue richieste è pronto a darmi la possibilità. Non hai giocato mai, ma va bene, sono contento che tu sia contento. Vabbè, detto questo direi possiamo salutarci qua, darci appuntamento alla prossima puntata di questa serie su FIFA 19 c'era il calcio in Danimarca con il nostro Larus impegnato in due partite parecchio pesanti, ovvero l'andata con l'Inter in casa, credo. Incontri andate in casa con l'Inter e poi la partita col Mitil. Sarà tosta davvero. Detto questo signori, molto semplicemente saluto tutti quanti voi e alla prossima.